Ehi, tu! Che cosa ci fai qui? Sono un turista in visita, non si vede? E qui c'è il resto della comitiva. I gioielli sono da quella parte. Fermi. Eh? Quei gioielli non vi appartengono. E quello chi è? Deve essere qualcuno in cerca di guai. Adesso possiamo tornare a casa, Sheila. Aspetta, ma quello era un fantasma. Sono venuto per spaventarti! Beh, io non mi spavento. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ragazzi, questa casa non è un castello. Perché non andate a infestare il giardino? Ci siamo liberati delle oscure presenze? Delle loro presenze? Sì, ma non ci siamo liberati dei loro giocattoli, non ancora. Oh. Oh. Questo era mio. Ci giocavo sempre da piccolo. Ma ora sei cresciuto abbastanza, Leo. È giunto il momento di disfarti dei tuoi vecchi giocattoli. Stai scherzando, vero? Il mio robot spaziale funziona ancora. Senti il suo grido di guerra. Raggio devastante! Io... Magari questo robot è un po' arrugginito. Ma sono sicuro che questa fila come un razzo. Magari questo missile... Leo, arriva sempre un momento nella vita in cui ci si rende conto che bisogna lasciarsi il passato alle spalle. Oh. Oh. Leo! Ok, come vuoi tu, mamma. Vado a buttare tutto. Io ci provo a lasciarmi il passato alle spalle, ma è lui che non vuole andarsene. E questo cos'è? Non è uno dei miei vecchi diari di scuola. Flynn? Ehi, ma è il nome del nonno! Questo diario promette bene. Qui dentro c'è tutta la storia del nonno. E racconta tutto quello che ho sempre voluto sapere sul suo lavoro di archeologo. L'antico Egitto era da sempre la mia più grande passione. Un amore che veniva da lontano. Quando mio padre mi raccontava una storia che si perdeva indietro nel tempo. Una storia apparentemente incredibile, secondo la quale nella nostra famiglia scorreva il sangue dei grandi faraoni. E fu così che proprio in quel museo vidi per la prima volta il leggendario bracciale di Ra. Quel bracciale emanava un'energia magnetica che non avevo mai percepito prima. In qualche modo sentivo che mi apparteneva. Leo! Oh. Sto ancora aspettando che tu vada a buttare i vecchi giocattoli. Mamma, posso chiederti una cosa? Certo. Perché non mi hai mai raccontato niente di cosa è successo al nonno?
Vedi, Leo, tuo nonno. Mio padre era un archeologo di fama internazionale. Gente di ogni parte del mondo ammirava il suo lavoro. Sembrava un uomo davvero felice, ma un giorno... Cos'è successo? Uscì per andare al museo come faceva ogni mattina. E quella fu l'ultima volta che lo vidi in vita mia. Lo cercammo ovunque, ma niente. Fu tutto inutile. E col passare del tempo ho perso le speranze di poterlo riabbracciare di nuovo. Oh! Oh! Non dimenticare i tuoi giocattoli, Leo. Il nonno è scomparso senza lasciare traccia. Ma forse io so dove poterlo cercare. E forse ho anche trovato il modo per sistemare i miei giocattoli senza doverli buttare via. Certe volte sono davvero un genio. Dove lo trovo un posto migliore di questo per le mie vecchie cose? Insomma, in queste enormi piramidi ci sarà un angolino libero. Oh, andiamo! Di nuovo! Che noia! Ehi, il mio pallone da basket! Non posso perderlo! Si è fermato! Finalmente! E tu che razza di animale sei? Oh? Ehi, quello è mio! Non lo puoi mangiare! Fermo! Torna subito qui, brutto lucertolone mangia palloni da basket! Vuoi giocare, eh? D'accordo! Andiamo a caccia di lucertoloni! Io amo gli animali, li amo tutti e li rispetto. Ma per te posso fare un'eccezione, brutto mostro! Ridammi immediatamente il pallone! Se credi che mi apprenderò, ti sbagli di grosso, brutto ladrosauro! Sei in trappola! Ci hai provato, lucertolina, ma non avevi molte speranze di fuggire con il grande Leo. Ma come si dice, l'importante non è vincere. Oh, l'importante è non fare la figura dello scemo. Per fortuna non mi ha visto nessuno. Beh? Oh. Ben svegliato, giovane faraone. Come ti senti, ragazzo? Cos'è successo, Horus? Una pattuglia ti ha trovato nel deserto. Che cosa ci facevi laggiù? Inseguivo un lucertolone che aveva ingoiato il mio pallone da basket. I terrestri proprio non riesco a capirli. Questa scatola deve essere tua. Ma... Non dire niente, Horus. Per caso avete del nastro adesivo ad Egixos? Nastro adesivo? Che cos'è? Ma come? Riuscite a far volare le piramidi e non sapete che cos'è il nastro adesivo? Mm? È una specie di benda di mummia, però è molto appiccicosa. La gente di Egixos non riesco proprio a capirla. È per questo che sono qui. Chi ti ha attaccato? Anche sforzandomi, non riuscirei a descriverlo. Era un po' come uno spettro o un'ombra, ecco. Un'ombra? Dovrei preoccuparmi? Ti spiegherò strada facendo. Si chiamano ombre e vagano nella terra di nessuno. Per essere la terra di nessuno è parecchio affollata, eh? Ma chi sono le ombre? Non possiamo dire di conoscerle veramente. Nessuno le conosce. Le ombre sono figure solitarie, camminano senza sosta, accompagnate da creature che seguono la loro strada. Vivono nascoste da tutto e da tutti. Alcuni dubitano perfino della loro esistenza. È stato uno di loro ad attaccarmi. Forse temeva che volessi fare del male alla sua creatura. Ehi! E questa dovrebbe essere la terra di nessuno. Dove credi di fuggire, traditore? Perché stanno inseguendo quella mummia? Deve essere un disertore. Capita spesso fra i soldati di Exodon. Beh, certo. Fare la mummia non deve essere proprio il massimo. Sei riuscito a farmi sudare. Quando sudo, divento sempre molto nervoso. Da dove spunta questa bestiaccia? Brutto lucertolone! Adesso ti insegno io a sbavare sulle mie cose, vedrai! È lei, la ladra di palloni!
questa bestia! Molto bene. Adesso avrai quello che ti meriti. Ora sono veramente arrabbiato! Kefe, Horus, ora tocca a noi. Power of Jixos! Power of Jixos! Power of Jixos! Del destino! Ma come fanno a dirlo sempre così bene? Voglio riuscirci anch'io e voglio anche dei nomi per i miei colpi. Potrò inventarli io. Mazzate di Leo! Era il primo tentativo, ok? Ehi, fermati! Perché scappi in questo modo? Non avrò il fascino di tutti gli altri, ma certe cose fanno molto male all'autostima. Si può sapere che ti prende? Stavo solo cercando di salvarti da Atano. Tentare di fuggire dalla piramide oscura è stato un grandissimo errore. Visto? Con un po' di buona volontà possiamo fare conversazioni. Ma rimedierò al mio sbaglio, catturando l'ultimo faraone e trascinandolo dal grande Hexaton. Sai una cosa? Credo di aver cambiato idea. Non è così interessante parlare con te. Non farlo. Di nuovo tu? Non avvicinarti a quelle punte. Sono pericolose. Lascia che se ne vada, Leo. Chi sei tu? Come sai il mio nome? Te lo dirò, Leo. È giusto che tu sappia la verità. La tua voce mi suona molto familiare. Sì, Leo. Ma tu? Tu sei... Sì, esatto. Sono tuo nonno, Flynn. Onda del potere! Andiamocene presto! Ehi, ma dove sono gli altri? Credo di sapere la risposta. Non è possibile. Dovresti essere molto più bello. Lo ero, infatti. Finché non ho fatto il bagno in una di quelle pozze. Io le chiamo le sorgenti della vita. Devi spiegarmi un sacco di cose. Sì, ti racconterò tutto, non temere. Avevo dedicato tutta la mia vita allo studio dell'antico Egitto. Ma il bracciale di là ha cambiato la mia vita. Proprio come è accaduto con te, a quanto vedo. Sei stato tu a farmi trovare il bracciale? No, è stato il bracciale a trovare te. Una notte mi ritrovai davanti a un sarcofago di ossidiana che non avevo mai visto prima. Una forza irresistibile mi spingeva ad aprire il coperchio. Sarei annegato. E invece... Quel misterioso sarcofago non era altro che un passaggio tra i due mondi. Sì, è uno dei passaggi segreti creati da Ra. Un varco da usare in caso di emergenza. Qui avrei potuto vivere tutto quello che avevo soltanto studiato e immaginato. E così
Hai deciso di non fare mai più ritorno sulla Terra? Era la vita che avevo sempre sognato. Era il mio destino e adesso è diventato anche il tuo. Oh! Qualcuno è arrivato alle pozze. Probabilmente sarà Kefir che mi sta cercando. La tua fuga è una colpa molto grave, soldato. Io non tollero i disertori. Ma la scoperta che hai fatto potrebbe darti un'altra possibilità di sopravvivenza. Là sotto c'è la fonte della giovinezza, Exaton. Devi credermi. Vedrai, tu stesso potrai diventare più giovane e vigoroso, proprio come eri una volta, faraone nero. Ed è proprio ciò che ho intenzione di fare. Gettatelo subito nel pozzo del buio. Ma avevi detto che avrei avuto un'altra possibilità. Cosa ne pensi della mia idea, nonno? Fare il ritorno in città? Non lo so, Leo. Vedi, oramai sono abituato alla mia vita solitaria. Ti ringrazio di cuore per l'offerta, ma penso che dovrò rifletterci. Uno studioso importante e preparato come te potrebbe avere un ruolo importante nella mia corte. Non dovresti più vagare nel deserto, nonno. Potresti avere una vita comoda e tranquilla. Fatti da parte, Kefir. Le fonti della giovinezza sono mie. A proposito di tranquillità, tu non hai niente a che vedere con questa terra, Exaton. Visto che la metti su questo piano, c'è solo un modo per risolvere la faccenda. Power of Jixos! Power of Jixos! Power of Jixos! Del destino! Nessuno può osare lanciare delle spade contro mio nipote. Due fratelli che si azzuffano. Ma guardali, tali e quali a Toby e Juliet. Magari con meno fulmini. Ritorno alla giovinezza mi renderà finalmente invincibile. Non ti hanno mai detto che bisogna accettare gli anni che passano? Ti conviene farti da parte, ragazzino. Come desideri. E tu chi saresti? Piacere di conoscerti. Sono suo nonno. Presto, ritirata! Lì sotto ci sono troppe cose che non devono assolutamente finire tra le mani di Exaton. L'eterna giovinezza può diventare una tentazione pericolosa. E nel mio rifugio c'è il varco che conduce al museo. L'ho usato decine di volte per le mie visite fuori orario. Ma ora tutto questo deve concludersi per sempre. Ma senza quel passaggio non sarai più in grado di fare ritorno a casa. Tuo nonno ha ragione, Leo. È una cosa troppo rischiosa. Sì, lo capisco. Lo facciamo insieme? Sì, insieme. Potrò mai rivederti, nonno. Chi può dirlo? In fondo a De Gixos tutto è possibile. Non dimenticarmi, nonno. Leo, io non mi sono mai dimenticato di te. Coraggio, è ora di tornare a casa. Sei stato molto bravo, Leo. Ti sei liberato di tutte le vecchie cose. Ne ho tenuta soltanto una, mamma. La più preziosa di tutte.